Un anno fa stava per uscire nelle sale italiane John Wick 2 e alla Multisala Barberini di Roma c'erano Claudia Gerini e Riccardo Scamarcio a rappresentare il cast internazionale di cui hanno fatto parte assieme a Keanu Reeves durante le riprese nella capitale nel gennaio 2016. Nel film sono fratelli rivali, figli di un capomafia potente e tengono testa intensamente all'evoluzione della storia del sicario in un'escalation di violenza esasperata. Ma i loro ruoli si esauriscono nel capitolo secondo, mentre il terzo sta per realizzarsi davvero. Le riprese di John Wick 3 Alpha Cop cominceranno il 26 aprile in Canada, a Montreal. Ma le locazioni, stando ai più recenti comunicati, comprenderanno di nuovo New York City e località non ancora specificate in Russia, Spagna, Marocco e Giordania. Punto interrogativo su Tokyo. Accanto a Keanu Reeves nei panni del tormentato killer, che stavolta avrà l'intero mondo contro, ritroveremo nel ruolo di Ares la modella australiana Ruby Rose. Sembra definitivo che questo sarà l'ultimo capitolo della trilogia di Chad Stahelski e David Leitch, ma la Lionsgate ha già progetti spin-off. Una serie TV che ruota attorno all'Hotel Continental, Keanu Reeves ci sarà e ha confermato la sua partecipazione, e Ballerina, un film che approfondirà i personaggi femminili del sotterraneo mondo della mafia internazionale. L'uscita di John Wick 3 nelle sale è provvisoriamente fissata alla primavera del 2019, ma nel frattempo l'iconico Reeves sarà nei grandi schermi protagonista di altre tre pellicole, fresche o quasi, di post-produzione e sono attese nei prossimi mesi del 2018. Il thriller fantascientifico Replicas, di cui è anche produttore esecutivo, il dramma sentimentale Siberia, girato a San Pietroburgo, e la commedia Destination Wedding, in cui torna a recitare al fianco di Winona Ryder.